Il cinema de Tour è diventato in pochi anni un punto di riferimento. Venivano da noi a vedere film che erano impossibile vedere altrove, si proiettavano rari VHS che qualcuno di noi era riuscito a rimediare in un suo viaggio, e poi si condivideva la proiezione, se ne parlava. Dal lockdown non abbiamo più riaperto il cinema fino alla fine di settembre, quindi siamo stati aperti circa un mese dalla fine di settembre alla fine di ottobre. The Tour paga un affitto a un privato da sempre. Abbiamo potuto resistere attraverso una campagna di finanziamento che abbiamo aperto presso i nostri soci, e oltre 400 persone hanno donato. In questo modo hanno salvato il locale e ci hanno permesso di restare aperti fino ad oggi. Io credo che questo cinema sia un sorriso, perché qui io proietto solo capolavori. Non ho mai proiettato un film industriale, perché il film industriale è come il cibo industriale, è un po' appetitoso, ma poi ti fa venire la gastrite. Io sono adesso in questa condizione che da un certo punto di vista dovrei chiuderlo, perché non ce la faccio a pagare l'affitto, perché sono nella impossibilità di proiettare. A Silvano, con tanti ricordi di ragazzi, Vittorio Storaro. In questo cinema intanto l'incontro organizzato con tutti i più importanti autori del cinema italiano, ho dei materiali girati con i quali io farò un film sull'Azzurro Scipioni, dove introdurrò tutte le interviste che ho fatto, tutte le presentazioni, c'è Bertolucci, Antonioni, tutti quelli che sono venuti, e ho tutti i disegni e le scritte che mi hanno fatto persino, non so, attori famosi come Helmut Berger, tutti hanno scritto sulle porte qualche cosa. Noi avevamo creato una sorta di comunità intorno a questo cinema. I film che proiettavamo erano film di un circuito off, alternativo. Moltissimi produttori e distributori ci telefonano ancora in questo periodo, no? Se avevamo attivato anche delle realtà on demand, piattaforme varie, per avere un luogo. Era molto diversificata la presenza e veicolava il tessuto sociale del quartiere squilino, che come sappiamo è molto variegato. Mi ricordo che le ultime due proiezioni erano con meno della metà delle persone, un quarto della capienza, perché già si era sentito dei primi casi. Quindi noi che cosa ci siamo detti? Abbiamo detto: certo, continuare così sicuramente sarebbe un rischio per non riuscire a supportare la spesa della proiezione, con tutto quello che comporta, insomma, la spesa della copia, del film, della distribuzione, del biglietto, della SIA, tutto quello che insomma è inerente a queste attività. Se la situazione rimanesse quella attuale, abbiamo pochi mesi di vita davanti, veramente pochi. Ti ho detto che questo è un sorriso. Ti dirò una mia poesia di 6 parole. Tutto invecchia, ma il sorriso mai. Quindi tutte le sale commerciali invecchiano, perché fanno sempre lo stesso film, con la trama, gli omicidi, con la punizione del finto malvagio che poi si scopre che però era buono, una minestra intollerabilmente fredda. Chiudere questa sala significa far dimenticare per sempre che il cinema è fatto di capolavori e non di minestre riscaldate.